due postulati possiamo assumere per quanto riguarda questa espressione storia del futuro. Primo postulato: la nostra storia del futuro potrebbe essere riassunta nella domanda: la storia dell'uomo avrà un futuro? Dall'epoca della bomba atomica, a cui si è aggiunta l'ecocidio, la crisi ambientale, per la prima volta nella storia l'uomo è in dubbio circa il futuro dell'esistenza della sua specie. Secondo postulato: l'essenza del passato è il futuro, quindi non si fa storia senza futuro, anzi il futuro è dei tre tempi quello più importante in storia, e infatti non viene mai citato. Perché? Perché ce lo dice Aristotele con la teoria della potenza e dell'atto. Per capire qualche cosa devo apprezzarne gli effetti. Quindi io so che cosa ho di fronte quando ne conosco gli effetti, ma per conoscere gli effetti devo considerarne il futuro. Quindi il passato è, in senso non retorico, ma fisico, futuro. Proprio il passato è futuro. Non esiste se non come futuro. Pensate voi, davanti a me avrò dei futuri veterinari, ingegneri e purtroppo disoccupati. Quando sarete veterinari, ingegneri e disoccupati, penserete alla scuola come una breve parentesi. La vostra natura, la vostra essenza, la associerete a quella condizione. Direte: io sono un ingegnere. Sì, per un periodo ho fatto anche lo studente, ma io sono un ingegnere. Però adesso non lo siete. Quindi ciò che siete, ciò che un giorno direte di essere essenzialmente, è il futuro che ve l'ho detto. Non il passato, né il presente. Questi prendeteli come postulati, all'interno dei quali inserire questa carrellata del tutto parziale e arbitraria di 10 fattori oggi operanti nel mondo e che possiamo proiettare almeno nel futuro prossimo. Primo fattore: fine del mondo. Iniziamo quindi la nostra storia del futuro con il concetto di fine del mondo. Sono un pessimista? Non lo so e non importa. Il pessimismo comunque come categoria è psicologica e quindi non interessante. Quello che importa sono le pubblicazioni. Se voi oggi andate su Amazon o su IBS trovate un sacco di libri scritti esattamente non da scemi, intitolati fine del mondo, fine dei tempi, estinzione e così via. Quindi, anche qualora, come accadde 1000 anni fa, non ci fossero apocalissi, dico 1000 anni fa perché c'era, si dice, la credenza della fine del mondo nel 1000, anche se nel 1000 nessuno sapeva di essere nel 1000 perché non c'erano calendari, ma questo è un altro discorso. Quindi, dicevo, anche se non ci sarà nessun apocalisse, chi farà la storia fra 200 anni del 2000 dovrà dire che nel 2000 pensavano di essere alla fine del mondo, in un qualche senso del termine. Perché? Perché ci sono un sacco di libri, un sacco di teorie, un sacco di intellettuali, ripeto, notevolmente quotati, non complottisti o gente che c'ha blog su internet, che parlano di queste cose. Per quali motivi? Per i motivi che vi dicevo prima e anche per altri di cui adesso non ho il tempo di parlare: nucleare e ecocidio.
E questa è la prima proiezione per il vostro futuro, proiezione piuttosto, vedete, contraddittoria, perché è una proiezione verso il futuro che nega il futuro, la sua possibilità. Seconda, antropocene. Dal 2000, quando questo termine è stato introdotto, si indica, e ormai il consenso si sta allargando pressoché ovunque, una nuova era geologica, cioè l'uomo sarebbe il primo essere vivente ad aver condizionato geologicamente la Terra. Qualche conferma. L'antropomassa nel 2020, che quindi è importante non per la tragica pandemia di Covid, ma per questo motivo qui, l'antropomassa ha superato la biomassa. Il pianeta, cioè, è diventato artificiale. Una delle tante prove tangibili, il cosiddetto Pacific Trash Vortex, cioè quel continente, alcuni dicono addirittura delle dimensioni degli Stati Uniti, di plastica che sguazza nell'oceano geopoliticamente più importante del vostro futuro, che non sarà l'Atlantico come quello dei vostri genitori, dei vostri nonni, ma sarà il Pacifico. E quindi dobbiamo correggere un po' la nostra vista, altrimenti strabica. Interessante che l'epoca dell'antropocene, iniziata 10.000 anni fa con la rivoluzione agricola e poi diventata devastante con la rivoluzione industriale, coincida con l'epoca della fine del mondo. Ma coincide anche con un'altra epoca, siamo alla terza proiezione, che sarebbe quella del cosiddetto post-umano. Post-umano, in senso letterale, può essere considerato, anche possono essere considerati, nella misura in cui vi rendono dei cyborg, i vostri occhiali, oppure le viti che ho io in una gamba, perché me la sono maciullata qualche anno meno di voi avevo. Io sono un cyborg, letteralmente, così come chi di voi porta gli occhiali è un cyborg, perché cosa vuol dire cyborg? Non vuol dire robot, vuol dire un mix di organico e inorganico, dove c'hai l'inorganico che ti consente di vivere come organismo. Chi di voi necessita degli occhiali, senza occhiali non potrebbe vivere. Io, senza queste tre viti nella gamba, sarei zoppo, ok? Quindi c'è l'inorganico che consente a me di vivere. Ora, soltanto il cyborg a cui siamo arrivati non è quello degli occhiali o delle viti nella gamba, ma è molto più avanzato. E qui si entra nelle cosiddette biotecnologie, con cose come il CRISPR, che taglia e incolla praticamente del DNA a misura che tu vuoi per sto dicendo cose adesso un po' esagerate, ma il concetto è quello: permetterti, se vuoi, con un cambiamento del codice genetico, le ali sulle spalle o su una spalla. Cioè, a me qui piace, oggi uno si fa tatuaggio sulla spalla, ecco, domani tu dici: a me qui mi ci piace l'ala di un gabbiano, ecco, mi faccio costruire geneticamente l'ala di un gabbiano su una spalla. Queste sono le prospettive di cui si sta parlando, oppure del fatto che, sempre grazie alle biotecnologie, in California, nella Silicon Valley, benché ora, da quel che mi dicono, ha delle crisi economiche, invece in evoluzione in America è il Texas. Se volete una città dove andare a stare, c'è un po' calduccio, e penso che chi soffre d'aria condizionata è sconsigliabile, ma è Austin. Austin è una delle città considerate del futuro. Comunque, in California i magnati della Silicon Valley stanno molto investendo per un vero e proprio Superman, un'aspettativa di vita intorno ai 200 anni. Ora, post-umano indicherebbe tutto questo, il fatto che la nostra società sarebbe giunta ad un livello tecnologico tale per cui il corpo stesso dell'uomo
manipolato dal punto di vista biotecnologico, con le biotecnologie, porterebbe ad una nuova specie. Non so se è chiaro, ad una nuova specie. Quindi non sto dicendo la modifica cyborg dei tuoi occhiali o delle mie viti, ma parlo di una nuova specie. Questa nella prospettiva dei cosiddetti post-umanisti. Ce ne sono molti anche tra i filosofi. Sia chiaro, delle cose che vi dico, tranne nell'ultima, il mio giudizio non è positivo, nemmeno negativo. Per il negativo bisognerebbe andare a discutere, è soltanto descrittivo, mi colloco solo ad un livello descrittivo. Invece nell'ultima cosa che vi dirò, il mio giudizio è positivo, sono fra coloro che la sostengono. Allora, arriviamo alla quarta proiezione, che dipende dalla terza. Dal postumano si passa alla biopolitica. Che cos'è la biopolitica? La biopolitica come concetto venne introdotta dal filosofo di tradizione ermeneutica francese a fine anni 70, Foucault, Michel Foucault, poi ripresa soprattutto in Italia da famosi autori come Agamben e oggigiorno Roberto Esposito. E secondo questa concezione, per capire la politica moderna, Foucault risale all'epoca della Rivoluzione francese, 700 circa in poi, bisogna capire gli effetti che la politica ha sul bios, sul corpo degli uomini. Cioè, mentre nella politica classica e premoderna c'era un dualismo tra la tua condizione corporea, cioè il tuo corpo non veniva alterato dalla politica perché la politica non ne aveva i mezzi, nella modernità la politica, ogni decisione politica non può non intervenire sul tuo corpo. Questo è il motivo per cui i filosofi che vi ho citato hanno polemizzato, per esempio, sulle nostre mascherine. Che cos'è la mascherina che indosso? Un esempio di biopolitica, cioè un esempio di decisione politica che interviene sul mio corpo. Ora, questo ve lo dico a scanso di equivoci, io mi colloco con tantissimi altri in contro questa teoria biopolitica, perché a differenza di Foucault, ma non io, diciamo tanti altri autori a cui mi rifaccio, si ritiene che la politica sia sempre stata biopolitica e non possa non esserlo. Perché? Perché in una prospettiva materialistica, esistendo solo la materia, quando tu prendi delle decisioni coinvolgi per forza la materia, non puoi prendere decisioni che non coinvolgano la materia. Quindi, se fai politica, fai sempre biopolitica. Per cui non ha senso associare la biopolitica alla modernità. Ricordo solo Agamben, perché è piuttosto famosa la sua tesi del 1995, la quale vedeva nei lager nazisti il vertice della biopolitica, perché lì la politica, in questo caso quella nazista, avrebbe totalmente annichilito il bios, cioè la vita dei deportati. Ora, questo è senz'altro vero, ma basterebbe citare tantissimi altri casi storicamente precedenti in cui la politica ha annichilito la vita in modi analoghi. Basti pensare a quelle vere e proprie armi batteriologiche che furono i conquistadores in America, in quello che uno storico ha chiamato l'olocausto americano. Quindi, fine del mondo, antropocene, postumano e biopolitica sono collegati. Aggiungiamo ad una quinta proiezione,
questa deriva dalla inventiva di un filosofo romano che però ha il merito e il privilegio di insegnare ad Oxford, che si chiama Luciano Floridi e che si è inventato qualche anno fa l'espressione on life. Che cos'è on life? È la nostra condizione per cui voi adesso siete qui e i vostri profili Instagram sono vivi. Quindi voi non siete solo qui, live, siete anche online. E la nostra vita, così come avviene per le acque salmastre, non è più distinguibile come era all'epoca della televisione, per cui accendo o spengo la TV. La nostra vita è diffusa tra l'off e l'online, tra l'analogico e il digitale, senza soluzione di continuità, creando tante belle cose, come per esempio una profilazione nell'ASL che mi evita tante file, ma anche disturbi psichici e così via. Il metaverso della montagna di zucchero, cioè di Zuckerberg, non sarebbe nient'altro che una evoluzione dell'on life. 6, visto che siamo in ambito informatico, i famigerati big data. Ora, che cos'è un insieme di dati? Per essere big è ovviamente una discussione filosofica. Tuttavia, i big data, a prescindere dalla loro definizione, che consistono in una quantità di dati resi disponibili dal fatto che online tu non ti puoi muovere senza lasciare tracce e che nessun essere umano può raccogliere tutte le tracce che lasci online, ma una macchina sì. Allora, questi big data possono essere gestiti da macchine, le quali a loro volta non possono se non essere gestite da esseri umani. Quindi il problema non sono le macchine che gestiscono le tracce che tu lasci online, ma gli esseri umani che gestiscono queste macchine. Secondo i teorici dell'intelligenza artificiale, che secondo molti esperti è sì artificiale ma non è intelligenza, secondo i teorici dell'intelligenza artificiale, in futuro queste macchine potrebbero ottenere una emancipazione con tutti i dati che abbiamo fornito loro rispetto agli esseri umani, tale da sottoporci ad un dominio e ad una sottomissione. Ma questa prospettiva, anche dai filosofi diciamo più accreditati, è esclusa, perché le macchine non hanno interessi, non hanno obiettivi e soprattutto non hanno significati. Puoi fare, come si cerca di fare anche con i computer quantistici, un motore di ricerca semantico, ma la semantica è sempre in funzione della ricerca e non è in funzione di un significato irriducibile come è quello a cui ambiscono gli esseri umani quando fanno una poesia, quando fanno filosofia o quando si interrogano sul senso della vita. Quindi, allo stato attuale e per le vostre future vite, quello che deve interessarvi non è la distopia di un robot che comandi l'uomo, questo potete escluderlo, ma è il concreto rischio che una montagna, magari non di zucchero, di qualche altro elemento, che è umana, quella montagna umana, vi comandi tramite l'ausilio di macchine.
Però questo, ci pensate, non è molto lontano da Putin che ci comanda tutti quanti, perché c'è la bomba atomica che non le abbiamo dato con le nostre tecnologie, con le nostre risorse. È sempre un comando di un essere umano tramite un macchinario. Se la Russia non avesse la bomba atomica, nessuno la prenderebbe, diciamo così, in considerazione. Sarebbe stata sconfitta, per così dire, in 3 giorni. Sto naturalmente ipersemplificando, ma il punto è quello. Mi restano ridicolmente 5 minuti e quindi saranno altrettanto ridicole le cose che dirò, però voglio citarvele anche per suggerirvi altri ambiti oltre questi che vi ho citato finora e che dovrebbero esservi piuttosto noti. La prima cosa che vi cito, siamo al punto 7, è l'Artico. L'Artico sarà uno dei vostri protagonisti nel futuro. Perché l'Artico sarà? Perché l'Artico, il nostro ghiacciolo, che è, avete presente quando siete al mare con il ghiacciolo che vi si scioglie? Non è una bellissima sensazione? L'Artico è come il ghiacciolo che vi si scioglie quando siete al mare, uguale. Lo scioglimento dell'Artico, a parte l'ecatombe, vero, ambientale che produce, ma tanto questa non interessa a nessuno o a pochi, è una ghiottissima opportunità per gli imprenditori, ma sarebbe meglio chiamarli predatori, che popolano il nostro mondo liberista e che come ideologia ha conquistato tutti gli stati. Insomma, per parlarsi chiaro, la Russia non vede l'ora che l'Artico si sciolga definitivamente. C'è una battuta nemmeno tanto infondata per cui i russi, a differenza degli altri, fanno tutto per inquinare di più, perché essendo al nord più il clima sale e più vantaggi hanno. Possono avere solo vantaggi, così come il futuro Chianti sarà in Inghilterra e qui ci sarà un semideserto e gli inglesi finalmente, beati loro, lasceranno quella cosa barbara che è la birra per il vino. I russi non vedono l'ora che l'Artico si sciolga per i loro commerci, perché li si apre un mondo commerciale e diventerebbe un nuovo Bengodi. Ma visto che siamo a citare un po' di geografia, dall'Artico passiamo all'Africa. Ora il nostro Premier Draghi si è complimentato con gli africani perché, come è noto, entro il 2050 un essere umano su 4 sarà africano. L'Africa entro il 2050 avrà circa il 25% della popolazione mondiale, mentre l'Europa il 3%. Ora, bisognerebbe dire, ma tanto lo sa ovviamente meglio di noi, al signor Draghi, che essere in tanti non è necessariamente un bene. Non fosse altro perché la sovrappopolazione è uno dei flagelli principali dell'attuale ecocidio. Tuttavia, sia nel bene sia nel male, e poi non si capisce perché tutti continuano a dimenticarsi le materie prime, che continuano ad essere la cosa più importante dell'Africa, e poi il fatto che l'Africa abbia spazio, mentre noi spazio, essendo in troppi, non ce l'abbiamo più, e soprattutto avendo cementificato non abbiamo più spazio, l'Africa sarà comunque uno dei punti centrali del vostro futuro, in un senso o nell'altro. C'è chi specula ovviamente sugli investimenti in Africa e sul fare dell'Africa il nuovo mercato, perché saranno in tantissimi e quindi potremo venderli tantissima Coca-Cola. Però questi signori, bisognerebbe dirgli che non c'è l'aria sta finendo per vendere ancora la Coca-Cola. In Africa stanno cementificando una cosa che in confronto, appunto, qui a Poggibonsi sono green, eh? Dopo l'Artico e dopo l'Africa, per dare una brevissima risposta a quella conferenza a cui avete assistito tempo fa sul nucleare e sulla cosiddetta fusione a confinamento magnetico, che viene per ora fantasticata da diversi anni, mi permetto proporre alla vostra attenzione la seguente risposta. Non essendo uno scienziato, non mi pronuncio minimamente nelle cosiddette tecnicalità di questa fusione. Prendiamo però il meglio possibile.
Diciamo che nel 2060 avrete un nucleare iperpulito, ipersicuro, senza scorie e che vi dà energia illimitata, infinita. Risposta filosofica. Embè? Cioè, il fatto di avere energia infinita deve essere di per sé positivo? O non potrebbe essere anche immensamente negativo perché mi rende totalmente irresponsabile nell'utilizzo di quell'energia? Quando tu giochi a un videogioco e ammazzi mostri, come si dice, non c'è nessun rimorso di coscienza, sei totalmente responsabile, puoi fare qualunque cosa all'interno di un videogioco. Ma che cosa ti insegna quel videogioco proprio perché ti insegna l'irresponsabilità? Che cosa ti insegna quel videogioco della vita? Niente, totalmente niente. Quindi, sicuramente questi scienziati sapranno quello che dicono, mettiamo riescono a fare questa cosa, mettiamo che non ci sia nessun problema, umanamente non ci sarebbe fatto un passo. Tu potresti andare senza inquinare a Los Angeles, mettiamo, in 3 minuti, sto dicendo cose assurde, e quando sei andato a Los Angeles in 3 minuti sei un cretino come prima. Non è che c'hai un vantaggio, un incremento, non è che hai letto Leopardi. Decimo, non sono comandamenti questi. La botanica, qui abbiamo vicino uno dei principali intellettuali che dovremmo prendere a modello, forse ve l'ho già citato, si chiama Stefano Mancuso, è un neurobotanico, cioè uno che studia la neurologia, perché c'è una neurologia anche vegetale, e lui ha presentato in vari testi divulgativi un modello di ispirazione per la società umana. Questo modello dovrebbero essere le piante, cioè dovremmo noi prendere a modello dal punto di vista sociale, politico, economico le piante, perché le piante, a differenza degli animali, quelli che noi siamo, non hanno un centro di comando, non hanno una gerarchia, non hanno un capo, non hanno un Führer, ma sono fatte rizomaticamente come internet. Cioè il loro potere è democratico, è diffuso, si adattano all'ambiente, si muovono ma non si spostano. Quindi, altra cosa da escludere a livello di logos dell'oikos, a livello ecologia, è la colonizzazione dello spazio. La colonizzazione dello spazio ecologicamente non servirebbe a nulla. Esattamente come non servirebbe a nulla per sviluppare una mente ecologica, nel senso che vi ho detto prima, la disponibilità illimitata di energia, perché non ti darebbe più consapevolezza.